Lavorate! Estraete quei bei minerali, forza! Non vi pago per stare fermi e non fare nulla! Sì, molto bene! Lavorate, miei piccoli schiavi! E presto, presto! Il mio impero sarà senza confini, tutti quei minerali, presto, apparterranno a me. Per ora sono solo sassi, ragazzi, ma presto avremo tantissimi minerali con cui fare robe, tipo quel coso arancione, non so cosa sia, ma lo voglio, deve essere mio. Quindi, ciao a tutti, Creeper, io sono Celofi e quest'oggi siamo qui con questo nuovo epico video della Svanilla 2. Come potete vedere, i nostri amici qua stanno lavorando tantissimo e nulla li disturba, sono lì che lavorano instancabili e continua a produrre minerali. Cos'è quella? Non c'era prima, ve lo giuro, okay, che sono da 3 ore che li osservo così a testa bassa, ma quella prima non c'era, ragazzi. Oh mio Dio, quella nave volante, io credo di averla già vista, mi sembra familiare. Ok, dobbiamo andare lassù, ragazzi, ma ci andiamo fra poco. Guardate qui le ricchezze che hanno già tirato fuori i miei nani. Abbiamo un bel po' di ferro, Deloricalcum, che è il materiale con cui è fatta la mia spada, Infuscul Copper, e vabbè, il resto è un po' inutile, tipo tantissima pietra che non so che farci, ma vabbè. Prima o poi troveranno qualcosa di interessante. Dei Skull Block, questi non sembrano male, sembrano molto belli. Ok, loro continuano a lavorare, molto bene, mi fa piacere. Però abbiamo un leggero problemino lì, dobbiamo trovare un modo per salirci e forse so come arrivarci. Vediamo se i miei calcoli sono esatti. Allora, servono 2 di questi, poi un paio di pulsanti, poi si fa così, non lo so, ragazzi, sto facendo a caso, così, sapete che mi sa che ho indovinato? Allè, questo ce l'abbiamo, poi bisogna fare questo, ok, così, così e così abbiamo il lanciarampino. Chi se lo ricorda, ragazzi, questa invenzione geniale che avevo anche nella Svanilla 1, non ricordo come funziona. Allora, vediamo un po'. Io lo tiro. Ah, lui non si attacca alle foglie, è vero, passa attraverso. Lo tiro, faccio così. Mamma mia! Spider-Man, Spider-Man. Ok, è un po' difficile utilizzarlo, ragazzi. Però non è male affatto, possiamo arrivarci da tutte le parti. Allè, guarda che bello che è. Sono davvero Spider-Man. Possiamo usarlo per arrivare sulla nave volante. Eccoci qua. Ok, speriamo che ci arrivi fin lassù, non ne sono sicuro. Adesso proviamo subito. Allora, bella in alto, però secondo me ci arriva lo stesso. Vai, vai, ragnatela. Ok, Ale, abboccato. No, non ci è arrivato, aspetta, devo puntare un po' più in basso forse. Vediamo se lì si attacca. Sì, ci siamo, ok. Sto andando, ok. Sarà un po' difficile. Ma cosa? Armos? William? Salve, giovane, è da molto che non ci vediamo, come va? Benissimo, ora che siete qui. Mi siete mancati, ragazzi. Fa piacere anche a me, vecchio nemico. Ma dove eravate tutto questo tempo? Abbiamo viaggiato per tutto il mondo. Con la nave del Capitano Topo, prima abbiamo dato una mano al re a unificare il regno. E poi abbiamo esplorato dei posti mai visti. Poi, però, abbiamo anche scoperto dei due fratelli e di quello che vogliono fare. Sì, esatto. Il mondo è di nuovo in pericolo. Quei giovani idioti sono criminali da 2 soldi. E pensano di poter controllare il cubo. Neanche non c'è riuscito. Distruggeranno se stessi e tutti noi. Esatto, proprio per questo abbiamo cominciato a indagare sul loro conto. Sono al comando della Setta Nera, un gruppo di criminali molto pericolosi e organizzati. La loro base è estremamente difesa. Fermo, ma sapete dov'è la loro base? Sì, siamo riusciti a trovarla di recente e stavamo per essere uccisi. Proprio così. La base è difesa benissimo. Sarà impossibile attaccarla o scoprire cosa nascondono al suo interno. Beh, perfetto. Ora che sappiamo dov'è, non ci resta altro che andarci. Come appena detto, non sarà affatto semplice. Dobbiamo escogitare qualcosa. E soprattutto, dobbiamo organizzarci. Ci serve un posto in cui riprendere le attività della vecchia gilda. Allora so io cosa fare. Ma anche quando avremo fatto questo, una gilda non potrà fermare i fratelli. Ci serve un esercito, almeno per proteggere il nostro territorio. Tranquilli, penserò a tutto io. Sono molto felice che siate tornati. Aspettatemi qui. D'accordo. No, ragazzi, ma non ci riesco a credere. Dopo tutti questi mesi, anni... Ah, aiuto! Aiutatemi! Cosa sta succedendo? Pensi di darmi una mano, Armos? Allè, è fortissimo questo coso d'arcobaleno. Dai, ok.
Oh, stavo dicendo, se non vengo interrotto. Tu che stai facendo, William? Ah, stai cercando di colpire quello, lo stai un po' mancando, guarda, ti aiuto io. Perfetto. Comunque stavo dicendo che è davvero da un casino di anni che non li vedo, ragazzi. William, Armos, vi ricordate di loro nella Vanilla 1? Quante avventure epiche che abbiamo vissuto. Comunque, loro sanno dove si trova la base nemica, ragazzi. Loro hanno le coordinate, però non possiamo arrivarci così, a caso, come se nulla fosse. Dobbiamo trovare un modo intelligente per andarci. Ma per prima cosa, visto che loro sono tornati qua da me, voglio costruirgli una gilda, vi ricordate, come quella della Svanilla 1, ma magari fatta un po' meglio. Hanno anche ragione sul fatto che sarà sempre più difficile affrontare gli sgherri della strega. Già nello scorso episodio mi hanno fatto un po' sedere a strisce. Va bene, una cosa alla volta però. Per prima cosa voglio costruirgli una vera gilda come quella della scorsa Svanilla. Quindi facciamo così e lentamente ci caliamo giù. Guarda che figo è sto rampino, la migliore invenzione mai fatta. Ok, posso anche staccarmi. E adesso loro mi aspetteranno lassù, io voglio andare a costruirgli la gilda. Mentre stavo spaccando legna a manetta, mi sono ricordato che facendo così e così possiamo avere un fantastico albero di mele. Guarda che bello. Lo facciamo crescere e avremo mele. Sì! Guarda qua, mele a gratis, praticamente. Lo teniamo qua in giardino e ce le raccogliamo. L'unica zona dove potrei fare la gilda, ragazzi, è qui. C'è un po' di roccia in giro e roba varia, però... Vabbè, è la zona migliore, più piatta che c'è in tutto quanto lo spazio qui. E bisogna un po' sistemare tutto qua e poi ci costruiremo sopra la gilda. Ma che cavolo serve sta gilda, direte voi? La gilda, ragazzi, è un classico la gilda. Lì William ci potrà dare le quest, poi, che ne so, arriveranno avventurieri, si potrà mangiare con gli amici, ci sarà di tutto nella gilda, ragazzi. È una gilda. Intanto che costruisco, ragazzi, vi chiedo, ma a voi piacciono di più gli episodi di costruzione o di avventura? Ultimamente nella Svanilla me la sto prendendo molto molto comoda, ovvero mi piace molto di più costruire che andare in giro all'avventura e cose varie, ma soltanto perché la serie è all'inizio, ragazzi. Poi, più andremo avanti, sicuramente torneremo nelle dimensioni, robe del genere, ma quelle cose le faremo un po' più avanti. Adesso dobbiamo ancora mettere su tutto quanto, cioè qua non abbiamo neanche una gilda, ragazzi, come si fa senza una gilda? Per questo dobbiamo ricominciare dalle basi e piano piano ritorneremo potenti come una volta. Ah, è un nuovo giorno, la nave è ancora lì ovviamente, prima o poi li farò scendere, però non è ancora pronta, devo finirgli la sorpresa. Allora, tavolini, posso fare dei tavolini brutalmente così? Perfetto, qui ci sarà la reception, immaginate. Ok, aspetta, un pochino più indietro facciamo. Ci sarà William che gestirà le sue quest come faceva nella vecchia serie, così, così, perfetto. Qui ci sarà lui. Pochissimo spazio gli ho dato, povero William, aspetta che possiamo dargliene un po' di più, dai, facciamo un tavolino in più, anche tre, chi se ne frega, sprechiamo tutto il legno che mi è rimasto. Ok, ecco, un blocco in più di spazio, gli va bene. Poi, abbiamo chest, che possiamo mettere qui nella zona storage, eccola qua. Sopra ci sarà, pensavo di farci tipo un dormitorio o qualcosa del genere, però non ho letti al momento, devo craftarli, non ho lana, vabbè. La farò dopo. Poi, le finestre magari sarebbero utili. Ecco qua. Ah, William, proprio come ai vecchi tempi, eh? Solo io e te, ti ricordi quando la Svanilla era solo l'inizio, che c'eravamo io e te nella mia villa sperduta e non c'era nessun altro? Bene, adesso c'è Armos e laggiù, ma facciamo finta di niente. Ok, sto finendo di mettere le finestre, tanto le ho fatte già spostare qua sotto. Sono lanciati con il paracadute, non chiedete come, sono robe epiche, loro sono dei professionisti, eh? Ok, vediamo un po'. E abbiamo finito, manca la porta che ho qui e la cosa si complica, mi sa che devo spaccare, vediamo un po' se va bene. Ok, vabbè, c'è il vetro sopra, chi se ne frega, dai, va bene così, ragazzi. Fatto questo, ragazzi, dobbiamo occuparci di un'altra questione prima di chiudere il video. Loro hanno proprio ragione, siamo troppo vulnerabili adesso, certo, siamo in tre, ma comunque la situazione non è delle migliori, abbiamo vari nemici che tramano contro di noi e dobbiamo anche in uno dei prossimi episodi andare nella base nemica. E ci serviranno delle guardie che stanno qui a casa nostra, e per farlo ho un'idea.
Lo so che non è proprio bello da dire, ma potrei evocare degli scheletri. Esatto, ragazzi, Skeleton Maker si chiama. Ok, voglio dedicarmi alla necromanzia. Non è una cosa bella, ragazzi, ma al momento è l'unica soluzione che abbiamo. E per craftare questo altare maledetto, molto cattivo, serve un oggetto che droppano i Vital Skeleton nel Nether. Quindi dobbiamo andare nel Nether, ragazzi. L'ultima volta che sono andato lì ho preso tante di quelle botte che non me lo dimenticherò mai. Però questa volta ho con me il Magma Cube Pet che mi dà Fire Resistance al costo di Nether Quartz. Quindi dovrei essere più avvantaggiato. Oh cavolo, c'è un demone! È uscito! No, stava andando verso casa mia, vabbè. Penso che Greg lo ucciderà. Eccoci, sono pronto a combattere. Chi vuole sfidarmi? Dove sono i 10.000 demoni che mi hanno quasi ucciso? Ah, eccoli. Solo te. Che tristezza, dai. Meglio così, ragazzi, meglio così. Più tranquillità per me. Questo si mangia nel quartz, però vabbè, al momento sembra che non abbia fame. Cosa c'è qua? Attenzione, magari abbiamo già trovato Wither Skeleton. Non ci credo, ma che fortuna assurda per una volta. Sono sempre sfigato io. Per una volta forse una botta di fortuna. Ah no, sono scheletri normali. Ah cavolo. Vabbè. Proprio sono scheletri normali e basta, eh. Non è che ne spawna uno Wither ogni tanto? Mi sa di no. Oh, sono scheletri ninja però. Sono comunque solo scheletri. Ah, qualcuno mi sta ammazzando. Oddio, 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 ma che è? Ma stiamo scherzando, una mitragliatrice. C'è un essere assurdo che mi mitraglia. È storito il pilastro. Ragazzi, mi sta smitragliando in un modo assurdo. Oh, ok. No, 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 no. Ma cos'è? Una mitragliatrice aliena, vivente? L'ho ucciso, l'ho fatto fuori. Ha evocato dei figli. Ok, però sono molto più forte della scorsa volta che sono venuto qui. Più o meno, mi guideranno lo stesso, ma almeno non mi danno fuoco. Allora, ok, comunque... Porca puzzola! Ma stiamo scherzando! Via, 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 via! Il portale è esploso! Meno male che c'ho dietro l'accendino, però devo correre, ragazzi, devo correre, devo correre, e dovevo stare anche zitto sul fatto che sono più forte delle scorse volte. Via, 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 via! Eh sì, Sì, ragazzi, è una fortezza quella! Eh sì, però ci sono le piante velenose pure, sto Nether è terribile, ho pure finito il cibo. Ah, però c'è una fatina di qualcosa del genere. Vabbè, di cibo dovrei avercene altro. Ora, evitiamo tutta sta schifezza qui. Anche quello. Oddio, no, la mitragliatrice aliena è tornata. Fuggi, è il momento del rampino. Spero che ci arrivi, se no è la mia fine. La mia fine. Si è attaccato, meno male, che fortuna assurda, ragazzi. Ok, allora, un attimo di tregua. Sono appeso qui. Ho della nether coso qui, insomma. Stacca il rampino. Ok, mi inserisco. Oh, perfetto. Siamo all'interno della fortezza, ragazzi. Ora, una fortezza terribile. Ma non mi dire, guarda, proprio. Oddio, cos'è? Attenzione, oro, armi dorate, un cuore. Cuore rotto. Oh mio Dio, che schifezza. È uno schifo. Allora, per spiegarvelo, se ho capito bene, se io lo indosso... lui mi ruba vita, quindi riassumendo è così, lui mi ruba vita quando prendo danno, quindi lasciamo perdere. Mamma mia, che spavento mi hai fatto prendere, mi è spawnato addosso così. Oh, lì attenzione che abbiamo uno spawner di blaze, sparatemi su, dai. Oddio, ok, io sono immune al fuoco, ma questi sparano robe esplosive, non me l'aspettavo sta cosa. Vabbè, ok, comunque non sono loro il mio obiettivo. Mi hanno dato un cuore rosso. Che fortuna. Però vabbè, chi se ne frega. Sto cercando gli scheletri. Eccoli. Arrivano. Ok. No, però non me l'hanno droppato. Non ci credo, mi hanno dato la testa però. E anche un Wither Bone. Però non mi hanno dato quello che stavo cercando. Cioè il drop of evil. Il drop del male. Ah, attenzione. Ah. Un Wither scheletro che spara. Aia. Cattivo. Ok. Me l'ha dato? No. Dai. Guarda lì. Ok, c'è anche un blaze laggiù. Ops, scusa, non voglio colpire te. Ok. Però... Mi ha dato il trofeo, mi hanno dato un casino di robe, ragazzi, ma ancora nessuna traccia di quell'aggeggio. Eppure dovrebbe essere facile da trovare. Voi vi sparate, ma non sapete che sono immune al fuoco. Ah.
Wow, quanto cavolo è figo. Ok, più su. Ale, perfetto. Vediamo un po' la situazione. Qua non ce n'è. Là c'è uno scheletro normale che si fa i fatti suoi. E cos'è sta cosa? Oddio, lì c'è qualcosa di strano, ragazzi. Potremmo andare a vedere. Che cosa sta succedendo? Ah, il magma cube! Walk on lava! Ah! Posso tipo hackerare! Ma è bellissimo, sono tipo un hacker che cammino sulla lava, è bellissima sta cosa però. Oddio, mi sono preso un colpo. Pensavo fosse giunta la fine della serie. Cosa c'è qua? Dimmi che c'è... Iago? Ah! Aiuto! Oh, me l'ha droppato? No. Però... Se c'è uno spawner di Wither Skeleton, che cavolo è? Perché è spawnato quel tizio a caso? Che caspita... Enderman Pet. Vai, buttiamo dentro un po' di robe. Carbone. Teleport. Auto teleport, ma anche no, grazie. Bello, però... Oh, c'è uno spawner di Wither Skeleton qui, sì! Ma stiamo scherzando, è quello? Morici, dove sta andando? Ciao? Ciao, ne... Vabbè, è scappato via. Ci sono delle salamandre lì, ma credo siano tranquille. Ah, allora... Porca paletta! Via, 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 mori, via, 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 via da qui! Continuano a spawnarne, ragazzi, continuano a ucciderne, continuano a schiattarci quasi. Sì, sì, mossico... Chi se ne frega, via, fuggi, ce l'ho! Ho il coso del male, via! Scappiamo! Non metti la torcia lì che non me ne frega un cavolo, voglio andarmene! Fuggi! No! Vai via! Ok, rampineggia, rampineggia! Ok... adesso? Porca puzzola! Op! Oddio! Ok, sono vivo, aspetta! Piano B, uso il cubo, uso il magma cube. Ok, meno male. Meno male che ho sto aggeggio, ragazzi. Ok, allora, dove vado? Lassù. Mamma mia! Sto coso qui, ragazzi, è troppo utile. Au! Ma siamo scemi! Oh! Oddio, che esperienza traumatica, ragazzi. Mamma mia, siamo sopravvissuti al Nether. Ho preso un po' di minerali a caso, pure il Nether Quartz e robe varie, ragazzi, ma soprattutto il Drop of Evil, che nel prossimo episodio useremo per fare un'armata di scheletri. Vi rendete conto? Un'armata di scheletri che proteggerà casa mia. Sarà una roba epica. Ma adesso vado a dormire. Abbiamo costruito, abbiamo fatto tantissime cose, ragazzi, quindi vi chiedo di sostenere la serie con un bel like, condividete, soprattutto entrate su Telegram e Discord. E noi ci vediamo al prossimo video della Svanilla. Ciao a tutti!